Salve ragazzuoli, cioè salve ragazzuoli, forse non c'è scritto salve ragazzuoli iniziale, ma sono tornato a Floria dove ho preso l'abilità di copia ghiaccio, ora l'abbiamo tutte pure qui. Allora, per l'abilità ghiaccio, la prima stanza in assoluto quando succede a Floria, basta mettere l'inverno e andare a sinistra, c'è una porta come le altre stagioni non c'è. Cavernus, uno dei pianeti più odiosi, non, è un labirinto senza uscita dove non ricordo mai dove bisogna andare per proseguire. Allora, quindi andiamo. Ho abbassato un po' il volume rispetto agli episodi precedenti perché mi sembrava il volume fosse troppo percettibile per i gusti di Nintendo. Boh, scoprirò oggi quando caricherò il primo episodio. Ne registro tre alla volta e che ne so. Nintendo oramai non mi lascia più speranze. Poi arriva, poi YouTube anche ti segnala sempre a scoppio ritardato, eh. C'è da dire che sto stronzo, se fai una cosa sbagliata, prima di tutto non ti dice niente. Poi te lo fa sapere anni dopo che 5 anni fa avevi fatto sentire un suono di Kirby protetto da copyright della Nintendo e i suoi così assurdi. Vaffanculo, va. Allora, Cavernus è un pianeta che è pieno di vicoli ciechi. Non capisco mai dove sono stato, dove devo andare e dov'è la via d'uscita che non la ricordo mai. Perché questa è solo la parte iniziale, si divide in più parti Cavernus e ha 3 abilità di copia. Allora, perfetto, guarda. Cavernus non penso di recuperarle tutte perché mi sembra che due. Un'abilità di copia è qui, però a trovare l'abilità di copia qui è un casino. Già che non so trovare l'uscita, figuriamoci l'abilità di copia. Allora, però mi ricordo che l'uscita era molto 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 in fondo. Quindi dobbiamo solo continuare a cercare un modo per andare sempre più in fondo. Ah, piccola nota! I mini boss continuano a riapparire dopo un po', non importa che li sconfiggete una volta, si rifaranno sempre dopo un po'. Quindi non esiste proprio attraversare in santa pace questo punto del pianeta. Dai. Cazzone. Oh, no, l'abilità di copia, guarda, l'ho ottenuta. Granata che però mi fa cagare, rimetto spada. Qui, qua così. Dai. Dobbiamo scendere ancora di più. Da questa parte? Proviamo da questa parte. Qui chi c'è? Ah, Bonkers. Bonkers è il mini boss dell'abilità Martello, come sapete. E Martello è un'abilità potentissima, se non una delle più forti fisicamente. Oh, Martello, vai, ho preso anche la seconda. La terza è pietra. Scusate. Però pietra è un'abilità difficilissima da recuperare. Bisogna fare uno stupido giochetto a tempo con correnti e cazzate varie. Che sinceramente a mo' rompe davvero le palle. E qui c'è Bugsy, che però la sua abilità di copia l'abbiamo di già. Dai. Vai. Una porta, perfetto. Abbiamo subito trovato la via d'uscita da questo luogo. Allora, e dunque, il gioco da fare qual era? Consisteva nell'aprire una corrente e andare giù. Sì, oramai ho fatto troppo lentamente. Cosa? Aspetta, non mi ricordo. Qui c'è un interruttore, ma è troppo. No, dai, 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 perfetto! Ce l'abbiamo comunque fatta, vai! Pianeta Cavernus completato! Vai, qui c'è anche il bonbon, quindi andiamo alla svelta, veloce, Kirby, vai! Anche questa è fatta, il pianeta più odioso, forse. Insieme a Zephyr, Cavernus è il pianeta più odioso che mai possa esserci in questo gioco. Vai. E qui abbiamo il boss che è, oddio, Wambam Rock, uno dei più odiosi. Wambam Rock, come sapete, di lui sono vulnerabili solo le mani. E le occasioni per attaccarlo, come si deve, sono veramente poche, se non quasi nulle. Bisogna sparargli in aria qualche proiettile. E zè, poi t'arrangi. Ogni volta che faccio i let's play uso l'abilità pietra nei Kirby. Spero tanto mi venga una di quelle forme rare che capitano una volta su un milione, ma non posso sperarci, non posso proprio sperarci. Però in Kirby's Adventure Wii mi è venuto con Mega Spada l'abilità, la spada che è il tono giallo. Ragion per cui ne vado abbastanza fiero di aver scoperto qualcosa di raro. Ecco, ti pareva. Non ho l'abilità elettro, è vero, l'abilità elettro c'è su Meccania. Quella c'è su Meccania. Che però non è il prossimo pianeta. Ora siamo però su Cavernus. Dai, dai. Merda puttana. Però questo è l'ultimo episodio del giorno. Gli altri tre li faccio domani. Oh, vai, 3 episodi. Sì, e questo magari più di 5 ne verranno. Ma meno di sicuro di quanto
ne abbia fatti la prima volta. Vai, che sono contento. Che si rifà un altro let's play che mi aveva obbligato a cancellare. Quindi, queste cose con Nintendo le ho risolte, almeno credo. No, con Nintendo non puoi mai risolvere nulla. Troverà sempre il modo di darti addosso. Vabbè, riavrò queste due guide per un altro po' di tempo. E poi posso occuparmi del let's replay che avevo in mente da un bel po'. Questo Let's Replay so che attirerà molta gente, ma io non risponderò ai commenti di questa gente che ora seguirà questo ma mi ha ignorato rabiribi. Perché no, davvero là c'è un limite a tutto. Pianeta Meccania, anche qui ce ne sono due. Andiamo, Meccania, è un pianeta meccanico, sì, vabbè, che cazzata ovvia. Allora, dai. Che palle l'acqua, ragazzi. Qui ci sono anche le correnti, ah. Qui però c'è una vita e del cibo. Andiamo, dai, chilli, non perdere tempo. Aspetta, quali erano le abilità? Mi sembra yo-yo e plasma fossero le abilità qui, in questo pianeta. Ma adesso non perdiamo tempo. E andiamo! Proprio di sotto, ti portava quel coso. Ah, andiamo, 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 andiamo! Dai, su. Qui crolla tutto. Vabbè, bonbon. No, 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 Kirby, madonna, si muove troppo alla svelta. Vai. Coraggio, 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 vai. Coraggio, perdi qua. Dico coraggio troppe volte. Forza, forza, forza. Ah, ho capito. Qui bisogna correre per la corrente. Fare. Vai, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Questi sono i gym che sono i nemici dell'abilità yo-yo. E andiamo, ecco l'abilità yo-yo, la prima del pianeta Meccania. Andiamo. Però adesso direi volo, dato che qui c'è da volare parecchio. Vai. Volo, che poi il nome originale dell'abilità è Wings, cioè ali. Ok, dobbiamo andare lì adesso. Forza Kirby, dai. Dai Kirby, cazzo. Forse lo completiamo prendendo tutte le abilità di copia. E io ricordo che nel mio vecchio Let's Play del 2011 le avevo prese neanche la metà. Avevo preso giusto qualche cazzatina. Oddio! Allora, prima questo. Se un gioco con gli interruttori adesso ci tocca Maremma. No, vai, Chilli, grande! Hai calpestato l'interruttore e mi hai salvato. Vai. E andiamo avanti, forza. Ora, qui dobbiamo affrontare tutti i mini boss che ci stanno nelle varie sale. Perché uno di questi ha l'abilità plasma. Cioè, rilascia l'abilità plasma una volta sconfitto. Andiamo a affrontarceli tutti? Senti, proviamo con quello che ci fa avanzare direttamente. Se no, poi. Ecco, forse per di qua, dove ci sono i plasma wisp. Ah no, qui devo avere plasma per proseguire. Quindi, beh, direi che plasma forse è obbligatoria come essenza di copia nel gioco qua. Dai. Iron Man, questo si chiama, sì. Iron Man. Nintendo, se ora. Prendessi una segnalazione di copyright per questo, scommetto non ti farebbe piacere. Anzi, ti servirebbe da lezione, così impari a vedere come cosa ci si, pro cosa si prova a ricevere sempre segnalazioni per ogni minima cazzata. Veramente. Ah, guarda, abbiamo già ottenuto plasma. Bene, ci finiamo anche Meccania, quindi. Tre vite? Oddio, non è questa la parte in cui si prosegue? E allora andiamo giù. Beh, comunque abbiamo azzeccato subito dov'è che si prosegue. Forse da questa parte? Vabbè, ora che abbiamo plasma, combattere sarà un giochetto. Di pochi secondi. Dai. Dunque, dopo Meccania rimane un solo pianeta, Luneterna, che è l'ultimo pianeta. E poi, beh, ci sono le fasi finali. Vai, abbiamo azzeccato anche quella subito dove si proseguiva. Ragazzi, che bel let's play mi sta venendo. Un bello speedrun. Oh no, il boss è Mecharagosta. No, aspettate, perché dico oh no? Mecharagosta, sinceramente, è molto facile da battere. Vai. Ecco, spara onde energetiche dal sedere. Dai, dai, cazzo, anche questo episodio abbiamo fatto molto. Io dico che domani forse lo finisco. Sì, domani, forse facendo 4 episodi invece che 3 al giorno, direi che lo posso finire benissimo. E meno male, vai, così un altro let's play tolto dalle balle, cioè ritolto dalle balle, perché questo l'avrei già finito, ma sapete cosa? In fondo averlo rifatto non mi dispiace affatto, perché era proprio fatto malissimo. La quadratura stava quasi sempre così e. Beh, se c'era un non mi piace, potevo comprendere, ecco. Vai, ragazzi, per questo episodio è tutto. E noi ci rivediamo alla prossima con.
Luna Eterna, l'ultimo pianeta del gioco, dopodiché affronteremo la fase finale del gioco stesso. Quindi ciao a tutti e alla prossima!